Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, per il 32esimo turno di Serie D Girone F, scendono in campo i rossoblù locali e i molisani del Vasto Girardi. Mister Manoni schiera un 4-3-3 con Felix ad agire da falso 9, Marras e Vita sugli esterni. Mister Coletti disegna un 4-2-3-1 con McNee punta centrale, supportato da Fiori, Calem e Hernandez. Pronti via e gli ospiti si rendono subito pericolosi, con McNee che parte in percussione e viene contratto dall'Agostinone mentre stava per servire Calem solo a centroarea. Poi al nono è lo stesso Calem a rendersi pericoloso, con un tiro dai 20 metri che sibila a pochi centimetri dal palo. Nella fase centrale della prima frazione non accade più nulla, anche se la squadra ospite si lascia preferire sul piano del gioco. Al minuto 41, la prima vera emozione della partita. Calemme riceve palla al limite dell'area, punta con Son, lo salta di netto e viene messo giù. Il signor Sacca di Messina, vicinissimo all'azione, non può far altro che decretare il penalty. Si incarica della battuta lo stesso McNee, ma Guerrieri prima è fenomenale ad intercettare il tiro e poi è quasi miracoloso a sventare anche la ribattuta. Si va all'intervallo sullo 0-0. Con le immagini di Matteo Ciampichetti andiamo nella ripresa. Al terzo minuto ancora gli ospiti pericolosi con una bella punizione di Capitano Ruggeri, sventato ancora in angolo da Guerrieri. Di qui in poi inizia la partita della Samb. Vita fa le prove generali al 18esimo, rientrando dall'out di sinistra con il destro. Lascia partire un tiro, parato agevolmente da Petriccione. Il duello tra i due si rinnova al 25esimo, questa volta su punizione e ancora l'estremo molisano sventa in corner. Dal successivo angolo Gianciulli, Vita, sempre lui, svetta più in alto di tutti e insacca di testa l'1-0. L'esterno rossoblù continua il suo show personale al 28esimo, ancora di testa su un lancio dalla tre quarti. Poi al 30esimo ha sui piedi il match ball. Dopo un perfetto contropiede portato avanti da Veliz, mette giù di petto e di destra scheggia la traversa. Il Vasto Girardi non riesce più a rendersi pericoloso e la difesa sanbenettese riesce ad avere la meglio senza particolari patemi. Vittoria della Samb, che dopo aver subito nella prima frazione l'organizzazione del Vasto Girardi, fa suo il match sfruttando al meglio le occasioni capitate nella ripresa. È legittima una vittoria che vuol dire salvezza. Il finale da San Benedetto del Tronto è San Benedettese 1, Vasto Girardi 0. Beh, sicuramente riusciamo, magari inizialmente siamo sempre un pochino, perché poi è inutile non dirlo, tutte le vicissitudini che ci accompagnano fino alla domenica non sono facili da gestire, non sono, e quindi magari inizialmente facciamo, se posso proprio dire una cosa, facciamo leggermente fatica. Magari quello, partiamo sempre con un pochino di pizzico, il freno a mano tirato, però è una squadra che non gli posso rimproverare niente, perché poi, ripeto, magari trovando poi le giuste misure riesce a uscire fuori e a fare bene, come ha fatto sia domenica scorsa e come ha fatto anche oggi nella seconda parte. Ma questo è normale, che poi quando comunque il secondo tempo abbiamo prodotto tanto. È normale, portare la partita fino all'ultimo in bilico è pericoloso, soprattutto in questi campionati, perché qualsiasi situazione qualsiasi episodio può condizionare. È normale, però, ripeto, diciamo, c'è da essere soddisfatti. Abbiamo sciupato un po' di situazioni, secondo me, il primo tempo, dove possiamo essere più lucidi, possiamo arrivare comunque a concludere. Dove comunque abbiamo tirato più dell'avversario che non si è affacciato, diciamo, dalle parti del nostro portiere. Abbiamo imposto il nostro gioco, come mi sento di dire, cerchiamo di fare quasi tutte le partite, proprio per arrivare in quelle zone di campo e lasciare i giocatori mettere le loro caratteristiche in mostra. E secondo me è fatta bene, comunque contro una squadra forte, contro una squadra esperta, comunque che ha giocatori importanti. Quindi poi l'episodio del rigore purtroppo ci ha un po' piegato le gambe. Diciamo che è una situazione che ci è già capitata durante l'anno e in questo dobbiamo migliorare. Mi dispiace perché comunque fanno un gran lavoro, io sono contento di loro, di tutto quello che fanno. Però è un peccato poi buttare gli ultimi 20 minuti. Le partite durano 96 minuti e tu ne devi giocare 97, gli ultimi 20 non li puoi regalare.
Hanno perso le misure, abbiamo perso lucidità sull'errore, sa, purtroppo ragazzi, qualcuno più esperto, qualcuno meno, chi ha perso la marcatura, chi ha sbagliato il rigore, trovano il modo di buttarsi giù, ma sono errori purtroppo, non, cioè, l'errore serve per crescere. Se l'errore lo prendiamo sempre negativamente, ogni partita dopo un errore è finita, la regali completamente, e l'errore fa parte del calcio, e chi non sbaglia? Voglio fare nomi di qualche giocatore importante che ha sbagliato rigori o fatto papere e quant'altro. Ma si perde la marcatura, ok, ci sono altri 20 minuti, giochiamoli. Quando finisce la partita ci preoccupiamo del resto. Quindi mi dispiace tantissimo per loro perché mi danno l'anima, sono stracontento. Quindi